Salve cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo nel Borneo, in Indonesia, più esattamente a Pontianak. Questa è una panoramica un po' del traffico locale, siamo in centro città e veramente c'è tantissima gente, un formicaio, tantissima gente usa lo scooter, essenzialmente io credo perché è impossibile andare a piedi. I pedoni non sono considerati. Come potete vedere non ci sono marciapiedi, non ci sono nemmeno le strisce pedonali. Adesso giro un po' l'inquadratura. Per cui essenzialmente in mezzo a questo traffico l'unico modo che si ha per spostarsi in maniera individuale è quella di utilizzare lo scooter. Sicuramente è un mezzo positivo, molto alternativo rispetto alla macchina, perché noi sappiamo che le macchine generalmente viaggiano comunque con un solo passeggero a bordo, però la macchina inquina molto di più. È anche per costruire una macchina ci vuole una tonnellata di metallo, per cui l'estrazione e tutto il resto ha un maggiore impatto ambientale. Poi loro tranquillamente su uno scooter viaggiano anche in due sicuramente, ma anche in tre, anche famigliole di tre persone, per cui questa arteria ha molto traffico, anche considerando che si tratta di scooter. Se questi scooter fossero automobili, la strada sarebbe già al collasso. Eccoci qua, cari amici, continuate a seguire i miei videoclip sull'Indonesia. Ve la do io l'Indonesia, ci sentiamo alla prossima.